la sentenza 268 del 2014, perché in quell'anno la Corte Costituzionale ha dovuto fare una scelta drammatica, anche dolorosa, cioè misurare due principi in conflitto tra loro: l'obbligo di rispettare le consuetudini internazionali sancite in Costituzione e il primato della dignità della persona, che è il DNA della nostra Costituzione. Si trattava di stabilire se la Convenzione, che prevede che per i crimini di guerra, nella specie erano i crimini compiuti durante la Prima Guerra Mondiale dal Terzo Reich, fossero esenti dalla giurisdizione italiana, come previsto anche da una sentenza della Corte dell'Aia, oppure dovesse prevalere il principio della dignità della persona. La Corte ha scelto in quel caso di affermare il primato della dignità della persona e quindi di non far entrare nel nostro ordinamento, nonostante l'obbligo a far entrare tutte le consuetudini internazionali, quella consuetudine che è interpretata, come è stata interpretata dalla Corte Superiore di Giustizia Internazionale, prevedeva che per gli atti di guerra anche compiuti con crimini contro l'umanità, lo Stato che li avesse compiuti, una specie la Germania, fosse esente dalla giurisdizione di altri Stati per le azioni risarcitorie.